La conduttrice racconta un dettaglio della storia d'amore dei due ex concorrenti del talent show che ancora non era mai emerso. I fan di Amici più nostalgici ricorderanno di certo che la ballerina Elena Damario e il cantante Enrico Nigiotti, quando erano concorrenti della nona edizione programma di Canale 5, ebbero un flirt durato qualche mese. Una storia che fu caratterizzata da un momento entrato di diritto nella storia del programma. Enrico Nigiotti, infatti, decise di sacrificarsi per la sua allora fidanzata, autoeliminandosi dalla trasmissione per permettere a lei di proseguire con il suo percorso all'interno della scuola. Quest'oggi, nel corso del Daytime di Amici 22, Maria De Filippi ha avuto l'occasione di raccontare un nuovo retroscena sulla storia d'amore dei due concorrenti. L'occasione è arrivata grazie al ballerino Samuel, che si è innamorato di Elena Damario e che le ha di recente inviato un palloncino con il quale si è dichiarato alla danzatrice. Introducendo la questione, la conduttrice ha così ripercorso la storia della Damario, ballerina dalla bellezza oggettivamente sconvolgente, ricordando per l'appunto anche quell'edizione in cui si era fidanzata con Nigiotti. Stando al suo racconto, Nigiotti, che ai tempi aveva 23 anni, mentre lei ne aveva 19, era particolarmente possessivo nei confronti della fidanzata dei tempi. Capitava, per esempio, che l'allora coreografo Marco Garofalo, morto nel 2018, le assegnasse delle coreografie dove si sarebbe dovuta mostrare particolarmente sensuale. Lei eseguiva gli ordini, sapendo però che presto avrebbe dovuto rendere conto al gelosissimo fidanzato. Ecco il racconto di Maria. Quando entrò ad Amici faceva delle coreografie a volte spinte. Lei era piccolina. Lei, quando c'erano coreografie spinte, si rifiutava sempre di farle. Anche perché all'epoca c'era una storiella d'amore con un ragazzo che faceva parte del cast. Lui era geloso. Le faceva delle piazzate ogni volta per come muoveva il lato B. Era una piazzata come tornava a casa.